Io sono sempre pronto a tutte le sfide, come tutti sapete vado sempre all'estero e sono prenotato per i last minute, per i combattimenti last minute, però su questo match abbiamo lavorato un po' di più sulla tecnica e sull'esplosività dei colpi. Corre verso il titolo di campione italiano super welter Francesco Lezzi, lo ha fatto per tutta l'estate, concentrato sulla tappa di venerdì 11 ottobre ad Avezzano, quando sfiderà a domicilio Stefano Castellucci. Il trentenne barese del quartiere Libertà ha vissuto mesi intensi con i fari puntati sull'obiettivo e la passione per il suo sport ad agire da miccia verso un autunno di fuoco sul ring. Nel 2007 ho cominciato per gioco la carriera da dilettante e dopo sono arrivato fino qua. Io mi alleno dal lunedì al giovedì a Bari e curo da solo personalmente la preparazione atletica. Per la preparazione tecnica e per lo sparring vengo qui in Andria. Da Bari ad Andria sempre con la stessa intensità, l'esperto maestro Pietro Sgaramella, che sarà con lui all'angolo, lo sta mettendo sotto in questi ultimi giorni. L'ambizione da titolo è tutt'altro che nascosta. Abbiamo fatto un'ottima preparazione, abbiamo fatto anche una seduta di guanti il 14 agosto, tanto per intenderci un po'. Giovedì si parte per Avezzano e venerdì cercheremo di vincere per KO, ma non perché vogliamo fare i spavalde, perché fuori casa, sai, ogni tanto diciamo, i verdetti lasciano un po' discutere, quindi la tattica che abbiamo adottato è quella per vincere per KO. Dopo una gioventù segnata da tanti colpi vincenti sul ring e la costante ricerca di continuità, ora Lezzi sembra arrivato alla curva decisiva per la carriera. Lavorare con lui, non lo nasconde Sgaramella, è complicato quanto affascinante. Sono un po' come i cavalli pazzi, non è semplice allenare uno come lui, tanto è vero che lui è di Bari e a Bari ci sono parecchie società sportive, però lui tutta la carriera professionistica ha voluto scegliere me, diciamo, come allenatore, a me mi ha fatto piacere, quindi la nostra storia sta continuando da molti anni. Grande rispetto per l'avversario, ma ferma convinzione che sia arrivato il momento giusto. Tra Lezzi e la vittoria del campionato italiano super welter, riservato ad atleti dal peso di 69 kg e 850 grammi, c'è il 38enne Castellucci, soprannominato Dangerous, con un palmarès di tutto rispetto e motivazioni ugualmente forti. Castellucci è una persona che non ha timore, ha fatto tanti combattimenti. Vincere il titolo italiano vuol dire scrivere un altro capitolo della mia carriera.